questione oneri abbassano l'assessore Beraldin, l'ultimo colpo di coda del partito del mattone. Se i fondi verranno ridotti ci saranno problemi anche per l'ULS 3, la preoccupazione del direttore generale Compostella. Zaia regala il gonfalone di San Marco a Renzi che commenta: il Veneto è una delle colonne d'Italia. C'è ottimismo dopo le parole di Alfano che smentisce la chiusura dei carabinieri per l'assessore Donazzana. Non bisogna abbassare la guardia. Un innovativo ecografo palmare donato al pronto soccorso di Bassano permetterà ecografie anche fuori struttura. Regione, Etra e comuni lungo il Brenta si attivano per trasformare il rifiuto in fonte di reddito. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati al consueto con appuntamento con informazione di Bassano TG. In apertura tematiche cittadine. Ieri il Consiglio Comunale di Bassano ha approvato la mozione presentata per ricalcolare gli oneri dei parcheggi interrati. L'assessore Beraldin è l'ultimo colpo di coda del partito del mattone. Consiglio comunale al Vetriolo a Bassano, per 5 astenuti del PD passa la mozione del consigliere Francesco Fantinato che richiede di rivedere il ricalcolo degli oneri dei parcheggi interrati fissati nel consiglio dello scorso 23 dicembre al 100% su indicazione dell'assessore all'urbanistica Mauro Beraldin, un provvedimento che a Fantinato non si sa perché non era andato giù ed è strano se si considera che questo avrebbe significato maggiori introiti alle casse comunali e un'equità di trattamento. Finalmente, c'è da dire. La mozione passata ieri conferma l'assessore Beraldin non ha alcun valore, ma forse si mette in rilievo proprio il fatto che in Consiglio Comunale c'è chi pensa più agli interessi di pochi che a quelli di un'intera collettività. Cosa succede dopo l'approvazione della mozione di ieri? Non succede proprio nulla, la mozione di ieri diciamo, fa solo ancora un po' di confusione, però di fatto non sposta e non cambia assolutamente niente. Saranno mandate quanto prima tutte le lettere a chi di dovere, a cominciare dai centri più grossi, naturalmente il Grifone è l'unico, il palazzo delle professioni, per poter recuperare fino all'ultimo centesimo di quanto spetta al comune di Bassano. Dispiace naturalmente che succedano queste cose, perché più di concentrarsi a risolvere i problemi dei cittadini, invece in questo caso si continua a fare confusione perché il comune non recuperi quello che ha il dovere e il diritto di recuperare. Da anni stiamo lottando per cercare appunto di recuperare quello che è dovuto al comune con consiglieri che al posto di aiutare si mettono di traverso. Ieri mi pare che sia stato l'ultimo colpo di coda, diciamo, dei professionisti del cemento, no? Come una volta veniva definito il partito del mattone, per dare un segnale è la città di un certo tipo che io non condivido. Le leggi vanno rispettate per tutti, grandi, piccoli e potenti, e soprattutto quello che è giusto fare va fatto. Già, l'ultimo colpo di coda di un'elite che siede sulle poltrone del Consiglio e che pare abbia ben poco a cuore il bene della città, e fa riflettere in tutto ciò anche il mancato appoggio del Partito Democratico a un lavoro di recupero di denaro pubblico. E domani tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale per discutere del caso lavori all'ex Yara Siltal. Al Comune la nuova proprietà dovrebbe pagare 1.800.000 euro per il cambio di destinazione d'uso, somma ancora non conteggiata. Le solite forze che cercano di non far pagare gli oneri dovuti al Comune a vantaggio del privato, e a rimetterci saranno ancora una volta i cittadini. E proprio di oneri di urbanizzazione continua ad occuparsi il nostro TG in aperta di questa settimana. Oneri di urbanizzazione di chi? Fa gli interessi della giunta comunale? Come sempre potete inviare un fax, un messaggio o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Il premier Renzi oggi in visita a Vinitaly, ha incontrato il presidente della regione Luca Zaia che gli ha donato la bandiera del Veneto. Matteo Renzi ha detto: questa regione è una delle colonne dell'Italia, sono orgoglioso di ricevere la sua bandiera. Soddisfatto anche il governatore Zaia. Chi rispetta i veneti rispetta la loro bandiera, così il presidente del Veneto Luca Zaia, che oggi a Vinitaly ha consegnato al premier Matteo Renzi il gonfalone di San Marco. Questa regione è una delle colonne dell'Italia, ha commentato Renzi, e sono orgoglioso di ricevere la sua bandiera. 1100 anni di storia è un segno di grande rispetto nei confronti di veneti, quel rispetto che ad esempio non hanno le istituzioni dello Stato presente in Veneto, che non espongono la bandiera. Esporre la bandiera del Veneto vuol dire rispettare i veneti e inchinarsi davanti a un popolo che ha dato tanto e da tanto all'Italia. Il Veneto è una regione che ha dato molto e che continua a versare nelle casse dello Stato, e Renzi l'ha ammesso oggi dicendo che la nostra regione ha pagato più di altri.
Beh, noi siamo i più virtuosi, siamo i più bravi nella gestione dei conti, siamo una regione di riferimento nazionale per la sanità. Lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma, è il nostro residuo fiscale. Non capiamo per quale motivo dobbiamo chiudere le aziende, vedere imprenditori che si suicidano, cittadini che perdono il posto di lavoro e continuare a pagare a Roma tasse che vengono sprecate. Adesso da Renzi si aspettano i fatti, il Veneto vuole risposte concrete. Beh, finirà la luna di miele, passeranno i 100 giorni, poi risultati che significherà provvedimenti che dimostrino poi che dai buoni propositi si passa a attività che siano efficaci e concreti per i veneti. E all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del DEF, il documento di economia e finanza, cresce la preoccupazione per gli annunciati tagli alla sanità. Se i fondi verranno ridotti, afferma il direttore dell'ULS 3, potrebbero esserci problemi anche per la nostra azienda. Ma sentiamo il prossimo servizio. Certamente quando si parla di riduzione dei finanziamenti alla sanità la cosa preoccupa, stiamo parlando a livello nazionale, stiamo parlando di Fondo Sanitario Nazionale, ma è dal Fondo Sanitario Nazionale che derivano poi i fondi sanitari regionali, per cui da un lato c'è la preoccupazione per il valore assoluto del Fondo Sanitario Nazionale, deriverà poi anche la preoccupazione di come questo sarà ripartito, il Fondo Sanitario Nazionale. Io mi auguro che nell'ambito di questo taglio valga la regola che le regioni, e non è solo il Veneto, sono più di una, che le regioni che hanno investito in attenzione, rigorosità, qualità dei servizi, sostenibilità dei conti, non debbano subire un'ulteriore penalizzazione. Senta, l'utente, il cittadino deve preoccuparsi secondo lei in questo momento? Io mi auguro di no, nel senso che l'obiettivo, cioè io come direttore generale sono qui per fare che cosa? Per garantire che vengano erogati in maniera adeguata come quantità e qualità i servizi. Questo è il nostro compito e faremo il massimo, il possibile, perché con le risorse che vengono date ciò continui. Però è indubbio che se in Veneto, dove abbiamo una situazione di attenzione all'utilizzo delle risorse che abbiamo, dovesse esserci un'ulteriore riduzione di finanziamenti alle aziende, qualche problema potrebbe sorgere. Allarme chiusura della caserma dei carabinieri di Bassano. Il ministro Alfano ha smentito che ci sia un piano per chiudere il comando dell'arma in città. Le parole dell'esponente di governo, commenta l'assessore regionale Elena Donazzana, ci inducono ad essere ottimismi. Ma non bisogna abbassare la guardia. Sentiamo. Prima importante vittoria di questo percorso che noi stiamo facendo per difendere la caserma e il comando compagnia di Bassano del Grappa. Importante perché il ministro, chiamato a dare risposte, quindi in sede ufficiale, dal vicepresidente Gasparri, ha detto non c'è un piano tagli, ci sono delle ipotesi, ma questa è un'affermazione importante perché ovviamente è fatta in sede istituzionale. Come andare avanti adesso? Non si deve assolutamente abbassare la guardia, perché il mio dubbio, la mia preoccupazione è che sempre c'è, vuol dire, una campagna elettorale, allora è certamente impopolare chiudere una caserma dei carabinieri, l'abbiamo visto dalle migliaia di firme raccolte, ma è anche vero che dobbiamo tenere tutte le informazioni ed essere molto presenti in questo momento. Quindi io ringrazio tutti i cittadini, ma anche le istituzioni, le associazioni di categoria, perché ora dobbiamo continuare a fare in modo che sul comando si tolga anche l'ipotesi. C'è tanta preoccupazione, si vuole reagire e credo che questo sia un buon segnale. Preoccupazione motivata, direi, visto quello che è successo con il Tribunale. Ci siamo tutti svegliati malissimo col Tribunale, perché non si deve lasciare che pezzi importanti se ne vadano e perché purtroppo le istituzioni, lo Stato ragiona con i decreti. Quando una cosa è scritta si fa molta fatica a tornare indietro. Ecco perché io magari ho voluto giocare d'anticipo e fare in modo che tutta l'attenzione ci fosse sul comando compagnia. Qualcuno diceva che è un'ipotesi, vediamo, aspettiamo. No, aspettare vuol dire rischiare grosso, l'abbiamo già dimostrato col Tribunale.
E anche domani mattina prosegue la raccolta di firme contro la chiusura della compagnia di carabinieri di Bassano. Dalle 8.45 alle 13 il banchetto di raccolta sarà presente in Via Verci. Siamo ora alla cronaca con l'arresto di un 33enne che ha tentato di sfondare la vetrata di un call center in pieno centro a Bassano. È stato arrestato per tentato furto aggravato Nabil Malik, 33enne di origine marocchina, residente a Bassano Arcinoto alle forze dell'ordine. L'uomo attorno alle 1.30 della scorsa notte ha cercato di mandare in frantumi con una mazza la vetrata del call center Western Union di Piazzale Cadorna in città. I forti botti sono stati uditi da alcuni residenti che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Alla vista dei militari il magrebino ha tentato la fuga, rincorso dagli uomini dell'arma, si è liberato della mazza gettandola nel giardino di un'abitazione dove è stata ritrovata più tardi. L'uomo è stato bloccato in via Bonagura a fianco dell'ossario. Per Nabil Malì è scattato l'arresto, convalidato stamattina per direttissima Vicenza. Il giudice gli ha contestato il reato di danneggiamento e ha rinviato l'udienza. Donato al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano un ecografo palmare per gli interventi in emergenza. Sentiamo. Dottore, dal punto di vista pratico, che cosa consente di fare questo ecografo palmare? Ci consente di poter effettuare sul posto, quindi portandocelo dietro in ambulanza, delle ecografie rapide, molto limitate nelle indicazioni, per poter meglio valutare il paziente. Facilmente trasportabile in ambulanza, l'ecografo palmare consente quindi di eseguire ecografie direttamente sul luogo di intervento di primo soccorso. Un risparmio di tempo che nei casi più gravi può salvare anche la vita. Il dispositivo è stato donato al pronto soccorso del San Bassiano dalla Fondazione Veneto Banca, che tra le tante richieste ha dato precedenza a quella proveniente dall'ospedale cittadino. Noi siamo una banca che ha nel DNA il territori e quindi siamo assolutamente felici di poter aver aiutato l'USL 3 in questa situazione. Questa donazione pone il pronto soccorso di Bassano ai primi posti in Veneto, sia per dotazioni strumentali che per formazione specifica del personale, hanno sottolineato i vertici dell'azienda, che prevedono da qui a pochi anni un impiego anche in corsia degli ecografi palmari. Nelle nostre reparti ci sono già degli ecografi portatili che hanno dimensioni superiori al palmare, ma che consentono un'accuratezza diagnostica che è sicuramente superiore. Il palmare è destinato un po' a delle condizioni di emergenza-urgenza, ma potrebbe diventare in futuro, nei prossimi 5-10 anni, sicuramente uno strumento in più in tasca del singolo medico. Potrebbe anche essere questa l'evoluzione. Al Banco Alimentare generosità dai mille volti, c'è chi dona del pane e c'è chi qualcosa di molto più prezioso. Il cibo più semplice, il pane, ma anche doni preziosi come pellicce e montoni. Al Banco Alimentare di Rete Veneta a Sant'Artemio la generosità ha tante sfaccettature. Ecco una delle pellicce regalate in questi giorni. Questa è già la quinta, le altre le abbiamo già consegnate senza appunto chi le vuole se le prende. Perciò pensate anche che bei capi di abbigliamento ci portano, soprattutto capi caldi, ma le pellicce, pensate voi, in un Banco Alimentare regalare la pelliccia alle persone che non hanno niente è come regalare il mondo. Solo la felicità di vedere quando se la portano a casa. Ringrazio queste signore così generose, grazie. Segno che qualcosa di nuovo sta succedendo. Io penso che qualcuno sta riflettendo, cosa che non faceva prima, e comincia a pensare, ma io così tanto devo donare. Ecco, questo forse è il sentimento che io sento, perché se voi venite qua, anche gli scettici, a vedere cosa succede al Banco Alimentare, cosa ti dicono le persone, uno capisce che la gente sta riflettendo e chi ha tanto dice devo donare qualcosa. Nella borsa della spesa, ritirata questa settimana dalle consuete 250 famiglie, anche pane fresco. Donato anche molto pane, per cui pane fresco per le borse della spesa. Sì, sono 5 scatoloni con questo. E la gente è rimasta soddisfatta? Sì, tantissimo. È la cosa che apprezzano di più, secondo me. Mercoledì prossimo, intanto, in distribuzione ci saranno anche i pacchi dono per la Pasqua. Tanti oggetti utili per la casa, per le famiglie, con un pensiero speciale però per i bambini. Funzionerà che prenderanno la borsa con un numeretto che corrisponde al pacco col suo numero, che dentro c'è una sorpresa giocattolo. La pagina dell'Alta Padovana si apre con la cronaca. I carabinieri di San Martino di Lupari hanno risolto il giallo della donna travolta ed uccisa mentre attraversava la strada lo scorso dicembre.
Una denuncia per omicidio colposo, una per omissione di soccorso è il risultato di una complessa indagine dei carabinieri di San Martino di Lupari in merito all'investimento e uccisione di una donna lo scorso 16 dicembre. Dalla ricostruzione del dramma della strada, un autotrasportatore del posto ha travolto una donna che stava attraversando all'incrocio semaforico di Campagnalta di San Martino nel momento in cui sarebbe scattato il verde. Quel pomeriggio di metà dicembre il camionista avrebbe urtato senza accorgersene la donna, rimasta incastrata sotto il mezzo e trascinata fino a via Dolomiti, sempre da San Martino, dove si sarebbe sganciata mentre il camion stava effettuando la svolta per immettersi nella via. Per lei non ci fu nulla da fare. Deve rispondere invece di omissione di soccorso una giovane, sempre di San Martino, che poco dopo la tragedia, immettendosi in via Dolomiti, provenendo dalla statale con direzione Cittadella Castelfranco, pur avendo visto il corpo lungo il margine della strada, si sarebbe in un primo momento fermata senza scendere dall'auto per poi andarsene. Era stata trovata qualche decina di metri più avanti in un parcheggio dentro la macchina in evidente stato di shock. Passiamo ora alle tematiche ambientali con il prossimo servizio. Da parte di Carmignano, un progetto pilota è promosso da ETRA e Regione per trasformare i rifiuti nel Brenta in energia rinnovabile. Da rifiuti trasportati dal fiume a fonte di reddito è quanto si prefigge il progetto Occupiamoci del Brenta, promosso da ETRA, che ha come attori principali 24 comuni attraversati dal fiume, da Cismon a Noventa Padovana e la regione Veneto. L'iniziativa prevede il recupero del materiale legnoso e di scarto presente nel corso d'acqua, la sua messa in sicurezza, la pulizia degli argini e l'utilizzo dello scarto come fonte di energia. Il tutto occupando persone con disabilità e senza un lavoro. Il fiume Brenta è testimonial di quelle che sono le nostre attività. Il fiume Brenta, a seguito poi degli eventi atmosferici degli ultimi mesi, è ricco, perché non è più pieno, ma è proprio ricco di sostanza vegetale, di legname, di tronchi d'albero abbattuti e portati a valle, che oggi potrebbe essere un problema di salvaguardia idraulica o anche di raccolta di rifiuti. In realtà, se viene raccolto, viene valorizzato, viene pulito, viene trasformato in cipato, diventa fonte di ricchezza, diventa fonte di reddito, diventa fonte di vita per chi verrà utilizzato per poterlo raccogliere. Quindi la chiusura di una filiera, dal Brenta si torna al Brenta, dalla natura alla vita per i nostri lavoratori. È un progetto pilota, il primo, almeno a livello regionale. L'obiettivo è quello di coordinare un'intera asta del fiume con quella che può essere un'opportunità insieme ai comuni, insieme magari ai gestori che sono legati proprio al mondo della gestione del ciclo idrico integrato, e questo penso sia un progetto che sicuramente potremo replicare in tante aree del nostro Veneto. Comune capofila del progetto, Carmignano. Il lavoro è un tema molto importante, di poterlo fare aumentando anche quello che è la cultura dell'ambiente e la sostenibilità, dando comunque al cittadino l'opportunità di lavorare nel proprio territorio, è una cosa molto importante. Renzi, stai serenissimo. Questo è il titolo di Focus, in onda questa sera alle 21.05. In studio con il nostro direttore Luigi Baccelli ci saranno Renato Boraso, Diego Volpe e Pasini, Riccardo Poletto, Gianfranco Favaro, William Beozzo, Filippo Gassaldi, Antonio Valliera, Bruno Augustin Breda. E come al solito anche voi da casa potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms. Il nostro telegiornale quindi termina qui, io vi ringrazio dell'attenzione e della compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Cecchi Enrico, Cecchetelli Giuseppe, Cataldo Mariano, Catalano Vincenzo, Castaldi Cesare, Cassani Ferdinando, Chisini Lamberto, Carboni Gino, Cappelli Igino, Caporali Corrado.